questo brano bellissimo di Fred Buscaglione, che poi è anche tratto dal nostro repertorio dedicato al tango, perché oltre a fare un omaggio ad Astor Piazzolla abbiamo fatto una particolare rilettura di alcune canzoni italiane che si prestano appunto ad essere rilette in questo modo. Guarda che luna. Guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna da lassù mi sta a guardare, resta soltanto tutto rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son sola a ricordare e vorrei poterti dire: guarda che luna, guarda che mare. Grazie al Presidente. Permettetemi di ringraziare questi due carissimi amici che vogliamo riascoltare, anche perché siamo in una situazione bellissima, la nostra sede estiva è meravigliosa, lo sappiamo, però un pianista così merita anche un altro pianoforte, perché ha fatto cantare questo pianoforte con magistralmente, e quindi doppiamente grazie a Domenico Balducci e naturalmente al nostro, permettimi, usignolo, perché la voce di Valentina, Madonna, è davvero quella di un usignolo, e i suoi virtuosismi, i suoi melismi sono espressione di una grande arte. Parlava prima giustamente di questo genere rivisitato, di queste contaminazioni, jazz, anche swing in alcuni momenti,
che sono di una raffinatezza, sono proposti veramente con una creatività e una fantasia tutta vostra, uno stile assolutamente molto, che ho apprezzato tantissimo, perché vi avevo sentiti anche in un altro repertorio, che è quello di Piazzolla. E allora oso chiedere, perché ve lo aspettavate, però non ce l'avamo messi d'accordo, quindi assolutamente no, però bellissimo, guarda che luna, abbiamo ascoltato i mostri sacri, scusate, Rabagliati, tantissimi, Banda Osiris, Quartetto Cetra, abbiamo parlato, hanno cantato con la voce e con un pianoforte che grida vendetta, ma il pianista è troppo bravo e quindi comunque lo ha fatto cantare, però un brano di Piazzolla si può? Si può. C'è l'imbarazzo della scelta, allora non diciamo cos'è, vediamo se poi alla fine... Ma sì, dai, grazie a tutti.